Buonasera, benvenuti alla TG Nord. Apriamo questa edizione parlando dei ballottaggi in programma nel fine settimana. In particolar modo ci occupiamo della sfida a Treviso che vede protagonista Giancarlo Gentilini. A suo sostegno ieri sera è andato anche il segretario federale della Lega Nord, Roberto Maroni. Sentiamo da Treviso Marco Bressanelli. Sfide importanti quelle di Treviso. Tutte le sfide sono importanti. Sono stato in altri posti, Treviso è nel cuore mio e quindi sono venuto tante volte, mi ricordo quando sono venuto qui per la nuova questura, c'è un legame particolare, affettivo, prima che politico, e quindi ci tengo particolarmente. Caro Genti. Però Genti questa volta corre, deve rincorrere, se va male sì, che succede? Sì, va bene, deve rincorrere, ci sarà più gusto vincere. Poi succedono i conti alla fine della Lega, che dice? Quali conti? I conti si fanno lunedì pomeriggio quando si contano le schede, punto. All'ex segretario e presidente del Carrozzo Umberto Bossi, va bene, che dice? Non parlo di queste cose, parlo dopo dal palco, magari. Se mi viene l'ispirazione dirò qualcosa dopo. Ma c'è l'ispirazione? Critico o positivo? Vediamo, dai, vediamo se Gentilini mi ispira. Perché votare ancora Gentilini? È scritto qua. Gentilini è una sicurezza, una garanzia, è l'esperienza, ma è anche l'entusiasmo. Io ne ho conosciute poche di persone così cariche di entusiasmo, che sanno trasmettere entusiasmo come Giancarlo. È una sintesi perfetta di ciò che è l'esperienza di governo, le tante battaglie fatte, le tante battaglie vinte, ma ancora la voglia di fare, di mettere a disposizione questa esperienza, di trasmetterla ai giovani, certo, che dovranno continuare, e ancora presto, l'opera di Gentilini. Ecco. E questo è un caso unico nella storia politica italiana, mi pare, di questa vitalità, di questa lucidità, di questa trasparenza e onestà dei comportamenti, perché lui non le manda mai a dire, lui le dice sempre, no? Anche a me, intanto, ecco, e io gli sono grato di questo. Quando da ministro dell'interno mi disse: ricordati che lo sceriffo numero uno sono io e tu sei il mio allievo, ed ero ministro dell'interno, per cui... E poi ha questa straordinaria, non è simpatia, è umanità proprio, il sindaco che sta vicino ai cittadini, che si sente uno di loro, è per questo che Giancarlo è per noi un punto di riferimento, per tutti i sindaci della Lega, è il modello da imitare, difficile, perché ce n'è uno solo, però la strada che lui ha indicato è quella che noi continueremo a seguire. Questi sono alcuni dei motivi per cui bisogna votare. Lei ha detto che Treviso è la madre un po' delle battaglie. E se non dovesse andare... chi ha detto questo? La madre di tutte le battaglie è un'altra. Riuscire a tenere qui i soldi che paghiamo di tasse e non mandarli più a Roma. Questa è la madre di tutte le battaglie. È una energia pura, entusiasmo puro. Ed è uno che ha le idee molto chiare e sa come si combatte. L'ha fatto quando era da solo a combattere contro il mondo, quindi per noi, è, per la Lega, è più di una bandiera. Come fase del ballottaggio, c'è una certa distanza. Sì, vabbè, qual è il problema? Abbiamo già tante altre volte vissuto questa situazione e rimontato. L'importante è avere candidati giusti, candidati buoni, e convincere la gente ad andare a votare. Questa è la missione vera, perché se la gente va a votare non può che votare il sindaco, cioè Gentilini. Dobbiamo semplicemente convincere la gente ad andare a votare, non convincerli che è meglio votare lui di... Convincere la gente ad andare a votare, perché si è un po' lasciata andare, un po' delusa, no? E quindi questi due giorni, tre giorni, battere casa per casa, tappeto, andate a votare, perché se no succede quello che Giancarlo ha detto. Segretario, tutti vogliamo evitare. Per l'amor di Dio. Ecco. Segretario, poi è importante anche il patto di stabilità e il 75%, giusto? Sì, queste sono le battaglie che faranno i nostri sindaci guerrieri. Non i sindaci sceriffi, i sindaci guerrieri. E quindi Gentilini è utile anche per questo.